molto poco con i miei. Questa frase chiude la quarta di copertina del libro, Mi amerò lo stesso, dentro il quale racconto un po' un pezzo dei pezzetti di vita che ho vissuto, alcuni buffi, alcuni divertenti, assurdi e altri drammatici. Ecco, come un po' tutte le vite del mondo, no? E quindi, però ecco, rivedere, fare la carrellata dei visi, delle persone che amo, che ho amato, che amo, insomma, bello, molto bello. Ho detto, se piagne qui? No. Si riflette, sì, no, certo. Che secondo me... Vabbè, il pianto è molto vicino alla sensibilità, all'emozione, alla bellezza. Prima ti devo dire, mentre sentivo il pezzo che ha scritto per il suo papà, mi sono commossa. Perché ci sono momenti che ti commuovono, ma d'altra parte la vita è fatta di questo, ci si ride, ci si arrabbia. Ma certo, siamo tutti coinvolti poi. Però in questo filmato, quando io prima ti ho detto non hai mai buttato via il tempo, è proprio perché avevo visto questo filmato, cioè l'importanza anche, no, di tutte le tue scelte, anche di vita. Sì. Perché tu dici, io con me stessa poi alla fine mi perdono poco i miei errori, cioè sei molto severa con te stessa? Sono stata molto severa, molto critica, ma perché semplicemente molto insicura, molto insicura. Sai, avendo avuto una famiglia che è passata lì, sì, attraverso le foto, sì, con una sorella così, una madre così, un padre meraviglioso, però tombeur de femme, quindi sono, insomma, diciamo che io ero un po' il Calimero di casa, mio fratello un gigante, io Calimero di casa, perciò ero un po'... La musica mi faceva tutto per me. La musica faceva tutto. Ogni volta che entro in un programma, ecco mio fratello con mio padre, che entro in un studio televisivo, insomma, quando ci sono delle telecamere, mi chiedo, ma perché io sono davanti alle telecamere? Perché faccio questa cosa? Perché in realtà non è la cosa che amo di più. Non è la cosa che amo fare. Io amo solo la musica. E questo è il discorso. Se mi fai cantare, io mi dimentico dove sono, che faccio. Mi puoi far cantare davanti a un miliardo di persone o anche a due persone, ed è in qualsiasi posto del mondo, in qualsiasi situazione, sto bene. Se poi... È il tuo habitat. È il mio habitat, ecco. Quella sei tu. Sì. E vengono fuori tutte le tue certezze, le tue sicurezze. La mia grande sicurezza è dentro la musica, è dentro il canto, l'interpretazione, l'idea della scrittura, anche se magari per periodi io non scrivo, e mi piace essere semplicemente un interprete. Tu nello